Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Stick It to the Stickman. Oggi scopriamo due classi potentissime, quello che delega il lavoro agli altri e che è in grado di sconfiggere i colleghi con i poteri della mente, e quello egocentrico con un testone incredibilmente grande che ti one-shotta la faccia a craniate. Poi è il turno di Saitama, ma la sfida è difficilissima. Buona visione! Lonino, mi raccomando, non fare lo stesso errore dello scorso episodio. Questa volta cerca di guadagnare un po' di meno in modo tale che la difficoltà sia intermedia, altrimenti dovremmo tirare tanti porchi quanto la scorsa puntata. E nonostante tutte le nostre disavventure, siamo riusciti a sbloccare due nuovi personaggi, ovvero il delegatore che fa in modo che siano gli altri a lavorare al posto suo. Come abilità passiva, tuttavia, lui si prenderà i meriti. Mi domando di cosa si tratti. E ovviamente, dopo tante fatiche e allenamenti in palestra, abbiamo sbloccato Saitama, noto ai più come One Punch Man. Oggi ce lo testiamo assolutamente. Tuttavia ero curioso anche di provare l'egocentrico. Se notate bene, come abilità passiva ha un malus pesante, ovvero nel suo caso spawneranno molti più nemici, il che vuol dire che nonostante tutto tirerò un sacco di porchi. Allora, il signore ha veramente un testone gigantesco. Allora, liberiamoci intanto dei nostri colleghi. Porca di quella iperporca, calci sulle gengive. Vabbè, gliel'ho tirato sugli zebedei, ma vabbè, dettagli. Abbiamo la prima promozione. Vediamo di tirare testati a sto punto. Quest'uomo c'ha una testa grande, voglio dire, gli darà qualche vantaggio tattico. Oh, ho spedito un tizio dall'altra parte, ma che tira delle belle craniate. Allora, signori, levatevi, scusate, devo andare a prendere la promozione. Guarda come mi seguono, quanti nemici non ci sono. Levati, pezzentone, un'altra craniata. Aspettiamoli tutti al varco, appena si avvicinano, craniate a tutti. Come non ci fosse domani. Aspetta, levati che c'è un'altra promozione. Possiamo potenziare la nostra craniata in modo tale che diventi un torpido, una sorta di siluro. Mi piace proprio una cifra. Levati. E per complicarmi ancora di più l'esistenza, ho appena richiesto che arrivino altri colleghi. E giù un'altra promozione, non ci credo mai nella vita. Vediamo di ottenere vita ogni volta che diamo i calci sugli zebedei. Spero che questo signore sappia dare calci sugli zebedei, che cosa buona e tanto giusta. Oh, in effetti anche l'attacco siluro è veramente molto potente. Tizio, quando... Guarda, dove arriva tutta questa gente? Datti più un secondo, un attimo di pazienza. Attacco mentale. Oh, stiamo ottenendo dei potenziamenti, niente male. Prenderei anche una mitragliatrice, che le armi da fuoco ci tornano sempre molto utili. Sì, ma signori, di questo passo io non arriverò mai alla fine del percorso. Datemi un secondo che c'è il boccione dell'acqua, quindi ne approfitto senza un minimo di rispetto per ripristinare la nostra vita. Ok, allora prendiamocela. Oh, ovviamente con l'assistente abbiamo fatto l'attacco mentale, ma sembra che non abbia sortito grande effetto. Aspetta che mi danno intanto un'altra promozione. E a sto punto potenziamo la mitragliatrice, trasformandola in una potentissima minigun. Allora, vediamo se questo boss sentirà l'effetto del nostro attacco mentale. Ah, lo stunniamo temporaneamente. Aia, mi ha tirato un cragnottone. Che ha fatto? Esci e io ti sparo con la minigun. Maronne, potentissimi i miei attacchi. Oh mio Dio, possiamo ingrandire ancora di più la testa? Non credo sia una buona idea, però... Ma sì, dai, Oh mio Dio, cosa potrebbe mai andare storto? Mi sento decisamente molto più pesante. Oh no. Oh no, mi ero accorto che era un free XP, porco cane. Ok, ragazzi, non vi preoccupate, ci sono craniate sulle gengive per tutti. E voilà, perfetto, in men che non si dica, abbiamo risolto pacificamente la questione. Oh mio Dio, signori, levatevi, non rompete i maroni. A quanto pare abbiamo incontrato proprio una cifra di gente. Allora, cerchiamo di schivarle. Buongiorno, scusate, dopo vengo a combattere anch'io. Levatevi, c'è una promozione per me. Oh mio Dio, ho una massa di tutto rispetto adesso. Vediamo un po'. Vediamo di sbloccare il Ground Slam, che praticamente sarà un attacco verso il terreno che dovrebbe, non lo so, forse stunnare i nemici. Maronne, queste craniate sono veramente fantastiche. Perfetto, anche attacco mentale. No. Ma stiamo scherzando? Aspetta, corri ciccio, corri ai piani superiori. Guarda gente che arriva, vi giuro, ho paura. Fammi un reroll e un calcio sulle gengive alle genti, perfetto. È pieno zeppo di zombie, di colleghi di sotto. Vediamo di sbloccare un altro attacco potenziato. Mi avete detto che la cannonball dovrebbe essere una bella bestiola. Scusate, signori, ce la fate? Guarda, lì si sono bloccati tutti. Tranquilli che ci penso io, attacco mentale. E poi li trucidiamo tutti uno a uno. Vai così, petta, altra promozioncina per me. Vediamo di aumentare la nostra vita, perché ogni tanto i nemici mi fa un po' una cifra male. Aspetta, qualcuno è riuscito a passare, ma non per molto. Attacco mentale e legnate sulle gengive. Signore, dove va? Senta, se mi muovo io con la testa pesante, ce la può fare anche lei. Ok, lo ribadisco, sto tizio è molto più overpower di quanto mi sarei mai immaginato. Oh oh, mi sa che abbiamo trovato il nuovo boss, gente. Pieno zeppo di cadaveri. Ah, oh, porco cane, siete già arrivati a rompere le scatole?
Quindi credo che stiamo per incontrare il negromante. Ah, vediamo di sbloccare casomai il bicycle kick, che dovrebbe essere un calcio roteante a 360 gradi. Perfetto, e tanto che ci siamo, beh, una cetta potrebbe farci decisamente molto comodo. Ok, se un negromante dovrebbe riportare in vita tutti i morti, oh no. Oh, eccoli che stanno ritornando in vita, in effetti. Bani, Dade, Boni, a colpi di craniate sulle gengive ti faccio passare io la voglia di tornare in vita. Perfetto, col mio attacco mentale riesco a guadagnare preziosi secondi per poter riuscire a contrattaccare la gente. No, levatevi, porchi di quelli per porca. Perfetto, guarda, li stiamo uccidendo tutti. Il necromante ancora non è comparso, tuttavia sarà probabilmente l'ultimo a tornare in vita. Bastardo, quindi dobbiamo prima affrontare tutti i suoi minion. Eccolo lassù, l'ho visto, aspetta un secondo, fammi far fuori anche il resto dei minion. L'attacco mentale funziona anche su di lui. Signori, quanto non è potente sto tizio! Aia, ma ha fatto un po' di danni, in effetti. Aspetta, dobbiamo fare molta attenzione a non avvicinarci troppo a lui. Aspetta, che ci sono ancora troppi minion. Ok, ne resta solo uno, perfetto. E ora andiamo di attacchi corpo a corpo. Aspetta, aia! Bastardone! Città di quelle pacche assurde. Senti, vediamo di potenziare ancora i nostri attacchi basilari. Oh, no! Ok, per un secondo credo di averlo mancato. Vai così, anche se prendo un po' di danni. Non è un problema. E in me che lo si dica, il negromante è morto male. E nessuno lo riporterà in vita questa volta. Perfetto! Ma levati, pezzentone. Oh, no. È arrivata l'allegra banda di colleghi rompiballe. Guarda quanti! Io spero che Jeff Bezos non sia così difficile da far fuori. Vediamo di aumentare ancora la nostra vita, che per adesso è a 20. Oh, da dove arrivi tu? Ma porco cane, l'ho spedito nello spazio. Oh mio Dio. Ok, siamo a metà percorso, ma ci sta volendo decisamente troppo tempo. No, statene a casa tua, maledetto rompiscatole. Pita, don... Stavo dicendo non sparare, bastardone, porco cane. Ma hanno fatto una marea di danni, spero di incontrare un bel boccione. Oh no, sono arrivati proprio adesso. Levatevi, pezzenti maledetti, levatevi. Oddio, non arriverò mai alla fine di questo passo. Ok, vediamo di sbloccare un altro attacco siluro, che fino adesso ci hanno servito fedelmente. Il problema è che fino adesso non ho trovato neanche un po' di caffeina. Con quella di solito riesco a ripristinare una buona quantità di vita. E adesso non posso farlo, porca di quelli per porca. Vediamo se con i potenziamenti successivi, forse una botta di Cure me la merito pure io. Bellissimo il torpido. Oh, questo è un signore molto potente. Vediamo un po' se riusciamo a buttarlo di sotto. Ok, sente il nostro attacco mentale, ma neanche troppo, l'ho buttato di sotto. Oh, le immani gigantesche, botte di Cure. Aspetta, levatevi pezzentoni. Scusate che vado a ripristinare un po' di vita e anche un bel potenziamento. Facciamo un reroll. Non è male. Posso anche diventare invulnerabile per 3 secondi. Ok, perfetto. Vai così, ora eliminiamo tutti i bastardoni. E voilà. No. Da dove arrivate voi? Per favore, lasciatemi stare. Andate a rompere i maroni a qualcuno di sotto. Oh, perfetto, c'è un boccione. Che cosa buona e tanto giusta. Aspetta un secondo. No, signore, si sposti. Devo sparare al tizio laggiù. No, cocchio che mi annoi. Perfetto, stavo per pararmi, ma almeno siamo riusciti a ripristinare parte della nostra vita. Ok, loudmouth. Non so cosa voglia dire, però vediamo di potenziare ancora un pochettino la vita prima che arrivi qualche altro simpaticone. Levatevi tutti, questo regalo me lo prendo io. Fammi un altro reroll. Oh, you are fired, questo è potentissimo. No, da dove sono andato? Buongiorno. Mi è venuto un piccolo momento di suicidio, ma vabbè, detta. Ciccio, smettila di buttarti di sotto, signori. Non rompete i maroni cortesemente. No, la testa comincia a essere troppo pesante. Decisamente comincia a essere un attimino un problema. Li ho fatti fare tutti uno a uno. Ma mi straprendi in giro. Oh, promozione là sopra e anche pacco regalo. Perfetto, li ho schivati tutti i simpaticoni. A sto punto potenziami your fire, in modo tale da dar fuoco a più nemici in un'unica volta. Gente, non rompete i maronzoli. Pacco regalo mio, perfetto. Oh no, molto male. Perfetto, ci siamo liberati quasi di tutti. Uila, li ho shottati tutti con your fire. Ottimo. No, levatevi anche voi. Ciccio, non mi sbissiare così male però, sbissi decisamente troppo. Vediamo un po', aumentiamo ancora la vita. Oh, dimmi che non è un ex gang, ti prego. Ex gang, lo sapevo, bastardone. Ok, evitiamo di farci attaccare. No, dall'altra parte, perfetto. Ok, questi li abbiamo fatti fuori, aspettiamo. Oh, Maron, stanno arrivando letteralmente da tutte le parti. Aspetta, ok, non male. Cos'è sto tizio? Ma è una bestia assurda. Porco cane. Credo effettivamente sia il dipendente più potente che io abbia mai avuto. Non attaccare, bastardone. Posso potenziare ancora i muscoli? Oh mio Dio, sì. Perfetto, diventerò ipermuscoloso per ben 6 secondi.
Fammi un dropkick a questo punto. No, 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 ragazzi, ragazzi, rimanete nell'ascensore. Aspetta, 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 che sono usciti comunque. Maledetti rompiscatole, perfetto. Oddio, sono diventato ancora più grande. Oh, vediamo se ce la faccio contro di lui. Beh, di sicuro il mio attacco mentale lo dovrebbe indebolire. Un marone, ho visto cose. Ma basta schivare, basta schivare e vola fuori dalla finestra. Se riuscissi ad attaccarlo con le armi è praticamente fatta. Guarda che roba, neanche il tizio ipermuscoloso diventava così grande. Fiori, assurdo, sto facendo una cifra di danni incredibile. Perfetto, vai così, attacco mentale. Cerco di buttarlo fuori dalla finestra, è fatta. E voilà. Perfetto, altra promozione, multitasker. Cioè, guardate, la mia vita da 30 schizza su a 42 perché ho sbloccato tante abilità nel frattempo. Ok, siamo quasi arrivati in cima. Perfetto, aspetta che sto tizio è ancora vivo. Maronne, troppo grande la testa. Perfetto, perfetto, perfetto. Signore, signore, porti pazienza. Porco cane, ho un handicap, porti pazienza. Ma lo vede come sono messo, le sembra normale. Dannazione, ho perso un po' di vita per niente. Postati pezzentone, levati che c'è un pacco di Amazon per me, perfetto. Aia, mi hai attaccato, ah sì, io ti faccio passare la voglia di rompere i maroni. Altro pacchettone, extra reroll perché li ho finiti in effetti. Promozione con, boh, non lo so. No, un attacco mentale mi sembra un po' eccessivo. Quindi facciamo lo spin kick che è un attacco roteante. Asunde che dovrebbe fare il chiurlo letteralmente a tutti. Perfetto. No, ragazzi, ragazzi, ci sono gli armadietti. Levatevi che state facendo un casino assurdo. Porca di quelli per porca. E voilà, ottimo, andiamo al piano di sopra. Che ci dovrebbe essere il penultimo boss. Perfetto, no, levati, levati pezzentone. Ok, gli stiamo facendo un po' una cifra di danni. Aia, ma hai fatto abbastanza male anche tu, questo signore sto avendo un po' più di problemi. Oh no, i minion gli hanno parato i colpi praticamente. Aspetta, levati, levati, ti licenzio ma proprio una cifra. Vai così, perfetto. Ed eliminati tutti. Ciocco, io avrei bisogno di un po' di vita. Incrementa la vita massima, sì, però mi serve vita. Scusate signori, qualcuno ha visto un boccione? Non lo so, una cassa piena zeppa di vita? Un medikit? No, Però avete visto un sacco di colleghi rompiscatole. Ok, eliminati tutti. Peta, 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 peta. Qualcuno è ancora vivo. Oddio, ancora posso potenziare i miei attacchi. Non so più nemmeno io cosa voglio sbloccare. Attacco elicottero oppure... Oh, senti, sbloccami questo. Peta, 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 peta. No, 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 no. No, no, decisamente pop una cifra no. Ok, perfetto, abbiamo licenziato praticamente tutti. Te non t'ho licenziato, non sparare. Umaron, credo di aver schivato pop una cifra. Perfetto. Oh, non male. Posso strozzare i nemici con la forza. Ecco, quello è un attacco che avrebbe fatto comodo un pochettino prima. Perfetto, non c'è certo che uccidere l'ultimo assistente. Ce la faremo. Oh no, no, no. Stavo per dire, ce la faremo con Jeff Bezos. E poi è arrivata ancora gente a rompere i maroni. Signor Bezos, che piacere rivederla. La strangolo col potere dello sforzo. No, 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 non scivolami di sotto. Ok, spero non sia potente come quello di ultimo livello. Ragazzi, ragazzi, non rompete i maroni. Perfetto. Ok, no, 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 no. Perché continua a scivolarmi? Secondo me c'ho la testa che mi destabilizza troppo. E causa notevoli problemi. No, 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 no. Ok, perfetto. Vediamo di buttare tutti dall'altra parte. Signor Bezos, scivoli cortesemente di sotto. Vediamo di dar fuoco anche al signor Bezos dalla distanza. Ottimo, mi dovrebbe dar prezzo di secondi per poterlo contrattaccare. È che non ho, non faccio abbastanza danni in corpo a corpo, purtroppo. Levatevi. No, 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 non spararti. Non spararti, non spararti, non spararti. Perfetto, mi hanno stunnato, quindi hanno bloccato gli attacchi di Bezos. Ok, gli abbiamo solo tolto un terzo dell'HP. Il che è un bel problemone. Oh, di nuovo che chiacchiera. Aspetta che ricarico le mie abilità. Perfetto. Così posso arrivare lì. E ok, usare lo sforzo. Ottimo, vai così. Vai così perché mi libero anche dei bastardoni. Ah, porco cane. No, non sparare, non sparare, bastardo. Sei un fetente schifoso. Signor Bezos, se cortesemente la smette di farmi volare ogni due secondi. Porco cane. Oh, no, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 non contrattaccare adesso. Perfetto, buttalo di sotto. Butta il bastardo di sotto. E oh, ok, lo stiamo anche strangolando con lo sforzo. No, 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 no. Ok, aspetta, aspetta. Perfetto. Manca più o meno un terzo di vita. E che è ancora decisamente troppo. Aspetta, aspetta, aspetta. Levati, levati. Mollami, bastardo. Che sta facendo Bezos? Bezos? Oh, marone. Oh, marone, che casino. Sono è arrivato un po' di getti infuocata all'improvviso. Aspetta, 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 aspetta. Adesso mi fai tanti danni. Quando Bezos non lo possiamo contrattaccare. Guarda! Arriva la gente infuocata direttamente. Perfetto, contrattacca il bastardo. Più vicino, però contrattaccalo magari, ciccio. Ok, non male. Olè, l'abbiamo ributtato di sotto. Gli sto facendo il culo a strisce a Bezos. L'ho buttato praticamente giù dall'altra parte. Aspetta, 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 aspetta. No, no, no. Al volo. Ok, vai così Ancora un paio di calci sulle gengive. E lo abbiamo sconfitto alla grande. Ok, ammetto sto personaggio mi ha gasato proprio una cifra. Signori, cosa fate tutti qua su? Secondo me si erano bugati male male. Perfetto, a quanto pare riusciamo tranquillamente ad affrontare i nemici a media difficoltà. Siamo stati anche un po' fortunati e sto tizio, ammetto, non gli davo la benché minima speranza. E invece, allora, il delegatore.
dite che ce la farà, voglio dire, un tizio che è totalmente incapace e la sua unica abilità è dire agli altri cosa fare e loro lo fanno. Quindi vediamo un po', questa dovrebbe essere la prima abilità che gli dice di andare in quella direzione e loro ci vanno. Ok, a quanto pare forse non ho i colleghi più furbi della vita. Aspetta che intanto vediamo di sbloccare questo point, questa è l'abilità che gli dice dove andare. Un karate chop mi sembra un attacco molto potente. Per mia fortuna questa volta non dovrebbero spawnare troppi nemici. Mi sa che ho parlato troppo presto, eh. Ok, prima promozione strangola. No, 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 strangola è un'abilità troppo utile. Ragazzi, andate da quel lato. E tutti che vanno in quella direzione, levatevi. Levatevi che vi strangolo col potere dello sforzo. Ok, ok, questo mi fa guadagnare anche preziosi secondi per andare a prendere la promozione. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh mio Dio, il puntare può diventare il licenziamento. Oppure possiamo fare un force shock, che sarà probabilmente ancora più forte di prima. Aspetta che sono stato un attimino stunnato dal tizio. Maronne, quanto ti odio. Tizi, levatevi. Ma levatevi. No, 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 non faccia scherzi. Dai, dai, non potete... Io lo odio sto gioco perché ogni tanto ti fa ste bastardate assurde e così devi rifar tutto da capo. No, no, ho detto no. Porca, quella super mega porca. Allora, aspetta che intanto c'è il 25% di possibilità di curarmi invece di prendere danno. Ma è l'abilità più utile della vita. Oh mio Dio, perfetto, intanto mi sono curato, perfetto. Ora che abbiamo risolto questa spiacevole situazione, vediamo di far fuori il resto dei nostri colleghi. Guarda che roba, li strangolo dalla distanza. Non devo fare praticamente nulla. Vai così, è a posto. Oh, queste sono abilità che dobbiamo iniziare a padroneggiare. E possiamo anche fare in modo di creare dei proiettili umani. Cioè, li lancio con la forza. Aspetta, aspetta che ci sono due paraculoni qua sotto. Levatevi, perfetto. E ok, ora li abbiamo sconfitti tutti. Vediamo di ripristinare la vita al boccione della serie meglio che nulla. Ok, sono sicuro che con i nostri nuovi poteri dovremmo riuscire a semplificarci parecchio la vita. Guarda, li blocchiamo praticamente in aria. Ok, questo signore di solito è abbastanza resistente. Vediamo un po'. Guarda che roba, con la forza praticamente adesso lo lanciamo dall'altra parte. Incredible, perfetto. Sblocchiamo un bel drop kick che in passato mi ha servito fedelmente. Perfetto, e casomai potenziamo anche il nostro altro attacco con la forza. Signori, se continuiamo così diventeremo praticamente inarrestabili. Perfetto, cioè muoiono proprio per aria e poi i loro cadaveri cadono a terra senza vita. Che roba assurda, che roba assurda, guarda che roba. Ok, non devo fare praticamente nulla. Levati il pezzentone. Scusi, c'è una promozione a mio nome. Aumentiamo per adesso la nostra vita. C'è che mi ha dato un cragnottone. Chi è che mi ha dato un cragnottone che lo strangolo al volo stile Darth Vader? Guarda che roba. Guarda, c'ho i super mega poteri. Di sto passo mi bruceranno a rogo come fossi una strega. Ok, i nostri poteri della forza sono al massimo. Quindi vediamo di potenziare i nostri attacchi normali. Vai così, vai così. Guarda, non si riescono ad avvicinare. Non li facciamo nemmeno avvicinare. Poi li lanciamo, bellissimo. Aspetta, 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 gente. Levatevi che sennò perdo punticini. Dammi un reroll. Potremmo sbloccare una pistola. Sì, 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 che poi diventa una mitragliatrice a canne rotanti. Perfetto, guarda, non devo far niente. E in me che non si dica, sono tutti morti male male. Quindi se io non mi muovo, continuerò ad attaccarli dalla distanza. Ok, ora lo sappiamo. Stati zitto che ti strangolo, porco cane. Muorici. Ho detto muorici, porchi quelli per porca. Perfetto. Immagino che il nostro potere non funzionerà più di tanto contro i boss. Però i proiettili invece... Oh, ok, gli possiamo ordinare di andare in direzione opposta? Sì, sì, invece. Guarda lo strangolo dalla distanza. Oh, e l'ho provato anche a lanciarlo, ma giustamente lui è legato dalla catena e quindi l'abilità non funziona. Bellissimo. Questo tizio è praticamente sovrumano. Guarda, guarda, non riesce a fare praticamente nulla. Eh sì, però se ci diamo una mossa a farlo fuori, quando hai un secondo, senza fretta. E in men che lo si dica, il signore ci muore male male. Cioè in realtà era morto e si muoveva ancora. La cosa è stata abbastanza inquietante. Sicuramente contro i gruppi di nemici l'abilità sarà veramente utilissima. Ragazzi, buoni, 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 che il mio sforzo è forte e potente. Guardali. Oh mio Dio, non c'è neanche gusto quasi. Ok, sblocchiamo la mitragliatrice nel frattempo e prendiamo qualche munizione, ottimo. Però devo decisamente aumentare appena possibile la mia vita. E ok, sparato contro la parete. Ancora un paio di kill veloci veloci, men che non si dica dovrei poter levelappare, ottimo. Allora andiamo direttamente al piano superiore. Signore, signore, non rompe i maroni. Sì, ho preso il volo, perfetto, aspetta. Facciamo multitasker, così abbiamo ancora aumentato la nostra vita. Guarda, guarda lì, guarda lì. Oh, sono scivolato all'improvviso. Devo fare attenzione perché ogni tanto sto tizio mi sbriscia giusto un attimino. Ok, altro pacco regalo. Potenzia subito la mitragliatrice in minigun o mitragliatrice a canne rotante, che dir si voglia. Ok,
l'ha sentita ma giusto un attimino. Perfetto, ho fatto fuori anche questo tizio. Oh oh, questo potrebbe essere un problema. O anche no, guardalo. Guardalo, no, prova a muoversi. Aia, ma non ci riesce. Però si è incocchiato giusto un attimino, eh. Ok, però forse ci siamo fortunati. Levatevi, levatevi gente. Ho detto levatevi gente. Dovrei riuscire a buttarlo fuori dalla finestra, detto fatto. Detto fatto, proprio una cifra. Frammi un reroll. Oddio, la scorreggia. No, c'è, cioè, you're fire. You're fire, assolutamente. Aspetta, aspetta che intanto mi hanno sbloccato un'altra promozione anche da quest'altra parte. Oh, esperienza gratis, potrebbe essere problematica. Potenziamo your fire, così diamo fuoco a un sacco di gente. Olle. Di questi dovrei liberarmi in men che non si dica. E perfetto, andiamo al prossimo piano. Levati pezzentone, maronna. Guarda, proprio volati fuori dalla finestra così senza un minimo di rispetto. Perfetto, e addio anche a lei. Facciamo attenzione perché la promozione è vicina, quindi raggiungiamo velocemente i piani superiori prima che arrivi altra gente. Oh, ho fatto fuori 5 in un solo colpo con il You're Fired. I miei licenziamenti sono forti e potenti. Incrementa ancora la vita, perfetto. Aspettiamo tutti qua sopra. Ho detto che sto aspettando i tuoi colleghi. Porta pazienza. No, buoni. Ok, scendo io, ragazzi, scendo io. Non fate complimenti. Ok, eliminati tutti. Beta, che c'è un'altra promozione nel frattempo. Potenziamo anche l'altro attacco con la forza. Oh, marone, sono riuscito a prendere anche il tizio dietro di me. Signore, faccia attenzione che poi vola fuori dalla finestra pure lei. Che spiacevole incidente, si sarebbe potuto evitare. No, c'era il boccione, c'era il boccione. Oh no, tornano quelli con le accette. Vediamo se riesco ad andare al piano di sotto in maniera proprio tattica, senza un minimo di rispetto. Allora, aspettiamoli al varco. Aia, ok, no, non cominciate. Gente, non cominciate, non rompetemi i maronzoli. Peta, 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 vammi i piani superiori. Fammi un altro reroll con un altro, sei licenziato. Potenziamo casomai tutti i danni che facciamo con i nostri calci e cerchiamo di buttare tutti fuori dalla finestra se possibile. Allora, datemi un secondo che voglio fare una prova delle mie. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, seconda. Un po' più in basso, più in basso, ciccio. Non mi fa entrare di sotto. Dai, fammi a prendere quel boccione. Sii gentile, magnanimo. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Aspetta, 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 aspetta. Non vedo niente. Però ho ripristinato un po' di vita. Pensavate di fregare il DeLong Gamer. E invece no, il DeLong Gamer che vi frega proprio una cifra. Perfetto. E un altro l'abbiamo licenziato con violenza e prepotenza. Oh no, non te, perfetto. Ok, forse con la mia forza riusciamo a buttare. Ma anche troppo semplice però, Aspetta che intanto arrivano i suoi colleghi. Ancora di licenziamenti. Assolutamente, do fuoco a tutti. La piromanzia è la mia arte segreta, è il mio potere sovrumano per farvi fuori tutti. Praticamente davvero col potere della mente oggi stiamo vincendo alla grandissima. Ok, perfetto. Siamo quasi arrivati in cima. Silurati tutti, no. Levati, aspetta che c'è il tizio laggiù. Wow, licenziato proprio tanto rapidamente. Ah, c'ho i pruriti nella vita vera. Scusi, No. Ok, perfetto, vediamo di potenziare il licenziamento. Il problema è che io devo andare a prendere un pacco regalo. Scusi, c'è il pacco di Amazon per me, devo ritirarlo se non lo riporto in sede. Vediamo un po', riduciamo tutti i danni che subiamo. Mentre invece voi di danni ne subirete ma proprio una cifra. Ok, ho fatto fuori anche quel maledetto chiacchierone. Resta questo collega qua. E ovviamente non dimentichiamoci del boccione. Ah, mi sento molto meglio. Perfetto, questi sono decisamente gli ultimi piani. Fatto fuori uno e fatto fuori due. Ok, mi danno un'ulteriore promozione. Credo che mi convenga potenziare Your Fire. E tanti saluti. Mai avuti tanti licenziamenti in un'unica volta. Perfetto, perfetto. Speriamo che siano cumulativi. Vai così. Tu spostati, vola fuori dalla finestra. Vediamo se può buttare anche lui. No, ha tirato una craniata il bastardo. Ok, vai di qui, Your Fire. Perfetto. No, sta arrivando tutti i suoi... Oh, maroni, con che mira, ragazzi? Con che cavolo di mira? E sbloccato un'ulteriore promozione. La Red Bull. Finalmente la Red Bull, che è cosa buona e tanto giusta. Così posso curarmi. Fantastico. Ok, vediamo di essere rapidi, veloci e soprattutto non indolori, ma di farli soffrire proprio una cifra. Aspetta, signore, si sposti, potrebbe essere pericoloso. Ho detto signore, si sposti, porco cane. Ok, direi che si è spostato a sufficienza. Oddio, si è buggato il tizio. Signore, è morto. È morto per conto proprio, non ha rotto i maroni a nessuno, quindi non mi lamento. Aspetta che deve arrivare sicuramente il rompiscatole di turno. Promozione. 40% di probabilità di guarire invece di prendere danno. No, vabbè, 40% è tantissimo. 40% è proprio una cifra. Voglio dire, con Bezos che ci attacca in continuazione, è praticamente fatta. Potrebbe essere forse la nostra carta vincente. Olè, però per adesso non è che mi abbia ridato troppa vita. Dammi qualche altro reroll. E tanto che ci siamo, potenziamo la nostra prima mossa che diventa il quarto sei licenziato. Maronne, ragazzi, dovrebbero promuovermi subito direttore all'istante.
No, più morto tizio, cortesemente. Oh, mi piace l'assistente affumicato. Allora, teniamo pronto lo strangolamento per Bezos. Perfetto, così casomai lo possiamo direttamente buttare di sotto. E tanti saluti. Aspetta, però non è che gli facciamo troppi danni? No, signor Bezos, non rompe maroni. Ragazzi, porco cane. No, spostatevi tutti. Perfetto, aspetta, no. Oh, non abbiamo cominciato bene. Decisamente non abbiamo cominciato bene, però mi ha ridato vita. Vedete che l'abilità sta funzionando? Sì, però la barretta di Bezos non si è mossa qua di niente. Ok, solo qui licenziamenti. Mi sa che riuscirò probabilmente a far fuori tutti quelli sotto tetto. Ok, dai, che poi queste sono tutte abilità che sblocchiamo anche con gli altri personaggi. Aspettiamo che Bezos atterri. E voilà, licenziati tutti. Tutti stra mega licenziati. Ok, eccolo che è ritornato. Stava provando ad attaccarmi e invece no. Intanto che è infuocato, posso permettermi di avvicinarmi e di contrattaccarlo? Perfetto. Mi sembra stupido che tuttavia non subisca danni quando lo butti di sotto. Ok, dagli fuoco. Però ragazzi, davvero tra un'ora siamo ancora qua. Ragazzi, levatevi. Proprio una cifra. Ho detto levatevi. Guarda la mia barretta che praticamente non scende qua di più. Ottimo. Il problema è che mi sembra che non scenda neanche tanto la sua. Ok, perfetto. Adesso improvvisamente il fuoco si è potenziato. Ma proprio una cifra. Non so perché ha funzionato. Ciccio, la mia minigun è molto più potente. Aspetta che atterri dall'altra parte. E scherzone. Con doppio scherzone. Triplo scherzone. Una Red Bull per me. E un altro infuocamento brutto per te. Mi ha buttato dall'altra parte. Mi piace come il gioco mi ha dato la cassa per guarire quando ho la vita al massimo. Questo personaggio è davvero molto più potente di quanto mi fossi mai aspettato. Perfetto, signor Bezos, venga a giocare con noi. Guardate il moltiplicatore a 77. Ok, perfetto. Vai così, porco cane. Ora l'ha sentito tutto. Aspetta che provo a curarmi di un ciccinino. No. Dov'vai, Bezos? Mando vai. Ma spostati popo una cifra. Ok, more licenziamento. Ancora più licenziamento. E ora ti butto anche di sotto. Uli! Grandissima vittoria. Ragazzi, quest'oggi abbiamo davvero testato i due personaggi più potenti. E se qualcuno se lo stesse domandando, sì, mi ero completamente dimenticato di Saitama. Ok, quindi buttiamo di sotto Bezos. E tanti saluti. Per quanto si chiami One Punch Man, ho la vaga impressione che il gioco sarà molto ma molto più difficile, soprattutto perché One Punch si dovrà avvicinare a Bezos per riuscire a farlo fuori. Perché ha degli attacchi in cui lui è lì che pensa? Non promette bene. Ok, vediamo di testarlo, sperando di riuscire ad arrivare alla fine. Tutto questo parlare di Saitama mi ha fatto ricordare che è tipo un anno che devo vedere la seconda stagione di One Punch Man, ma vabbè, dettagli. Quindi fatemi capire bene, per due attacchi lui non fa nulla, sta lì a pensare. Scusa Ciccio, ti chiami One Punch Man, no One Kick Man? Ti vedo un po' confuso sul da fare, ma vabbè, dettagli. Ok, almeno abbiamo la prima promozione. Posso esitare di nuovo? Non è che la cosa mi entusiasmi molto. Allora, facciamo un Elbow Slam, che dovrebbe essere un attacco bello potente. Perfetto, però Ciccio, dobbiamo usare di più i pugni, scusate. C'è un pacco di Amazon per me. Mi permette di puntare, oppure posso essere ancora annoiato. Evitiamo di annoiarci più di tanto. Possiamo ruttare o tirare un pestone. Abbiamo visto che rutti e scorregge non sono niente male. E probabilmente anche Saitama, voglio dire, non penso che abbia un'alimentazione molto sana, visto che deve risparmiare soldi, povero Cristo, essendo povero in canna. Ok, datemi un secondo che vado a prendermi anche... Oh, marone, arriva gente. Arriva tanta gente, prendo anche la prossima promozione. Ok, il primo potere può diventare un pugno normale. E presumo che poi diventerà un pugno più serio. Con il pugno normale quantomeno riesco a difendermi. Oh, ok, scusate, levatevi i pezzentoni. Dicevo, riesco a rimandare indietro quantomeno i barboni. Sblocco una roll. Praticamente quando faccio un rolling ripiglio 6 di vita, che mi pare una buonissima tattica. Scusate, ho mangiato pesante, portate pazienza, c'è una gastrite brutta. Ho detto levati. Ok, ulteriore promozione per il nostro One Punch Man. Aspetta un attimo, facciamolo diventare un pugno serio a sto punto. Appena trovo qualcuno, gli faccio passare la voglia di rompere i maroni. Beh, da quello che ho capito, non si nasce Saitama, ma si diventa Saitama. Ok, spero che il nostro pugno serio faccia abbastanza danni. Oh no, non contro questo boss, dannazione. Ve lo dico subito, ci si muore, ma proprio una cifra, perché lui comincerà a usare la forza. E quindi tanti saluti. No, ciao. 12 seconds later. Ammetto, ci sono rimasto un po' male. Saitama, avanti. Pensavo saresti stato il personaggio più cheatoso. Come ho detto, probabilmente dobbiamo diventare il personaggio più cheatoso. Allora, ho abbassato la difficoltà. Freccina, togliti dai maroni. Così che dovremmo poter avere abbastanza tempo per riuscire a sbloccare i necessari poteri per il nostro amichevole Saitama di quartiere. Allora, intanto vediamo di ottenere la promozione. Diamo pugni. Dobbiamo sbloccare probabilmente solo le abilità coi pugni. Poi magari mi sbaglio, però uno metto, può sempre sperare. Perfetto, sbloccami il rutto che poi trasformiamo in scorreggia.
Perfetto, dobbiamo anche contare molto sulle abilità passive del nostro personaggio. Ok, voglio dire, mangiava polipi, che in realtà erano mostri appena sconfitti, ma vabbè, dettagli. Allora, come prima cosa sblocchiamo il pugno normale. Ogni tanto fai di tira di quei carignottoni o calci che sono veramente potenti. Poi vabbè, tira anche di quei rutti che sono atomici. Oh no, esperienza gratis. Ma sì, cosa potrebbe mai andare storto? Aumentiamo di 6 la nostra vita. Che cosa buona e tanto giusta. Bravi ragazzuoli, benvenuti, vi licenzio io direttamente. Perfetto, perfetto. Ok, no, che fai, tocchi? Non si tocca, santo cielo. Ok, e sblocchiamo subito il Serious Punch. Se no, contro il prossimo boss sono nella M più totale. Il problema è che ho ancora un'abilità che mi tiene praticamente bloccato sul posto. Però si butta i nemici dall'altra parte. Non è poi così male. Allora, teniamo pronto il rutto in modo tale da stunnare subito il boss. Vai così. È finito con la testa sotto le casse. Aia, 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 aia. Porco cane, allora, aspetta un secondo. Cerchiamo di essere tattici. Lo aspettiamo di sopra e appena arriva... Scherzone! Ok, vai così, vai così. Come ho detto, dobbiamo cercare di essere anche un pochettino tattici. Scusate, stavo guardando un'altra parte dello schermo. Slap Parade. Slap Parade mi sembra bella potente. Soprattutto se a tirare i ceffoni è il nostro amichevole Saitama di quartiere. Ok, non male, perfetto. Guarda adesso, guarda adesso. Niente male, bravo. Spacca le casse a tutti e le balle a tutti anche, peraltro. Perfetto, questi sono un attimino più cicciotti degli altri. Buoni, 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 buoni. Ok, con i miei rutti li buttiamo tranquillamente dall'altra parte. Ottimo, scusate. Promozione per Papino. Vediamo di togliere l'abilità da annoiato, perché mi sta facendo perdere una marea di tempo e mi rende troppo, ma troppo vulnerabile. Ok, perfetto, vai così. Ottimo, ottimo. Aspetta che non mi attacchino anche da dietro. Ok, scusa, Saitama, prendi un po' di Gavis con che, voglio dire, di sto pazzo ti parte la peggio gastrite. Dovrei di sopra, questa volta non dovrei riuscire. Ok, perfetto. Aumentiamo la vita massima ancora? Sì, 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 ci serve assolutamente. Non ho ancora incontrato un boccione. Salve signore, si levi dai maroni. Perfetto, potenziamo il nostro rutto in scoreggia. Perfetto, non ha bisogno di presentazioni se avete visto gli scorsi episodi. Ma dimmi te, Saitama, che deve tirare le scoregge per riuscire a vincere, mi mancava. Perfetto, maronne. Signore, tutto bene? Aspetti, un calcio sulle balle di solito risolve tutti i problemi. Ma che roba, li stiamo facendo fare di quei voli veramente assurdi. Oh, e more, c'è. Perfetto, ulteriore promozione. Dammi un reroll. Sono tutti calci, purtroppo. Ma vabbè, dai, sbloccami questo che comunque tornerà molto utile. Oh no, il necromante, no. Non con Saitama così debole. È un bel problemone, dobbiamo affrontare decisamente troppi nemici. E purtroppo per me non ho neanche abbastanza scoregge. Allora, cerchiamo di affrontarli tutti rapidamente. Vai così, perfetto, perfetto. Elimina nel più possibile. Ok, vai così, bravo Ciccio. Bravo Ciccio, ok, ti stai comportando bene. Inarrestabile piccolo Saitama. Oh, ho paura, ho genuinamente paura. Maronne, maronne, no, 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 no. Ok, ok, perfetto, eliminati anche questi. Ci sono ancora troppi cadaveri, tuttavia. Perfetto, bravi, si sono bloccati sulla mia scoreggia. Ok, no. Ok, sta arrivando anche il negromante. Aspetta un secondo, aspetta un secondo, aspetta un secondo. Ok, intanto eliminiamo i minion. Oh, no, 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 tatticone della vita, sono andato al piano di sopra. Perfetto, così li eliminiamo poi uno alla volta. Oh, non ho più scoreggio, no, 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 signor negromante, non rompa le balle. Perfetto, riesco a buttarlo anche dall'altra parte. Aia, mi ha tirato un craniotone e mi ha buttato di sotto. Posso ricaricare le scoregge. Levati, pezzente. Ok, no, 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 aspetta, no, no, levati, promozione mia. Potenziamo per adesso il nostro calcio che dovrebbe lanciare i nemici dall'altra parte della stanza. Di solito è una bella bestiola. Sto subendo un po' di danni, però anche lui decisamente non se la passa bene. Vai così, ancora un paio di calci, pugni e via dicendo. E ci siamo aggiudicati la boss battle. Venga signore, prendo una bella boccata d'aria. Ok, stiamo riuscendo ad andare avanti un po' più di prima, mi consolo? Aspetta, 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 levati dai maroni che puzzi anche tu. Sei ancora vivo? Ho detto levati! Ammetto, sono contento che adesso non escono più minion all'improvviso dall'ascensore. È stata troppo traumatica la run precedente. Perfetto, ok, levati di qua. Aspettiamo il tizio armato e... scherzone, perfetto. No, è rimbalzato sul vetro, non ci credo mai. Ammetto, ci sono rimasto un po' male. E noto che mi hanno fatto un po' una cifra di danni. Aspetta che intanto mi cucco un'altra promozione. E visto che comunque abbiamo un sacco di calci, potenziamoli ancora un po', così adesso dovremmo riuscire a dare una carrellata di legnate sulle gengive senza un minimo di rispetto. Ok, siamo di fronte al prossimo boss. Aspetta un secondo, buon salve signore. E addio anche a suo cugino. Aspetta, aspetta, mor fuori dalla finestra, perfetto.
Allora, questo è bello potente, quindi mi aspetto di tirare proprio una cifra di porco. Porco cane, mi sono teletrasportato in porta a lui. Aia, aia, perfetto, perfetto, aia. Però sto subendo troppi danni, dai. Vai così, buttalo di sotto. Buttalo di sotto, porco cane. Che succede? Ah, gioco ha detto ti regalo anche una promozione perché te la meriti. Grazie, gioco. Potenziamo ancora una volta il nostro calcio, sbloccando il calcio dell'elicottero. Maronne. Ma finché non lo fai col pene va tutto bene. Ok. Forse, gente, abbiamo qualche possibilità. Il problema è che non abbiamo tante abilità. Sono abbastanza limitate, ma anche perché stiamo affrontando molti meno nemici del solito. Perfetto, bravo Saitama. Non male, non male. Fino adesso si è comportato molto bene. Scusate, signori, e qui la festa. Perfetto, anzi, anche di fuori. Ah! Sono risalito da sotto, tatticone della vita. Scusate, permesso, festaioli. Oh, si sono sparati tra di loro. Bravi furbacchioni, oddio, il torpido era una bella bestia, ora che ci penso bene. Però se facciamo un reroll... che faccio? Che faccio? Dai, i pugni. I pugni abbiamo detto di potenziare tendenzialmente i pugni. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 non sparare. Non sparare, ma... Porca di quella iperporca, ho perso una mare di vita. Sono volato di... Quanti piani sono sceso all'improvviso? Aspetta, 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 che c'è di nuovo il tizio con l'armato male male. Ok, creiamo una bella nube di scoreggia appena possibile. Ottimo. Il problema è che questa volta non ho la caffeina, dannazione, a darmi una mano. Promozione. Aspetta che mi posso curare. Levatevi, barboni. Le droghe sono mie. Ok, no, levati. Ho detto perfetto. Ho ripristinato parte della vita della serie. Meglio che nulla. Maronne, ho volato male di sotto. E a sto punto potenziamo anche il nostro spostamento laterale, rendendolo serio. Quindi vuol dire che farà probabilmente un attacco a pavimento. It's a trap. Perfetto. Un po' me l'aspettavo. Finché è una trappola normale è praticamente a posto. Devo cercare. Oh, non male. Non male, non male, non male. Perfetto, vai così. Perfetto, guarda che roba. Bellissima l'abilità di teletrasporto. Questa è più utile delle altre. Ok, ci siamo liberati di loro in tutta velocità. Perfetto, ho buttato di sotto. Signore, signore, non si accorto che il suo collega era tipo morto. Lo prendo come un no. Riduciamo tutti i danni di uno. Che cosa buona e tanto giusta. Sì, ma ragazzi, io non posso affrontare Bezos o altri boss in queste condizioni. Perfetto, perfetto. Oh, porco cane, sì, ma che schivi troppo. Lo sai che è la brutta abitudine di schivare proprio una cifra e stai sui maroni a tutti i colleghi. Aspetta, 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 devo evitare di subire troppi danni. Ah, ti muovete troppo. Ok, perfetto, vai così. Aia! Porco cane, mi hai quasi buttato di sotto. Speriamo che non possa utilizzare gli shuriken. Oh, io sono... Perché non imparo a star zitto pure io ogni tanto? Perché secondo me le sfighe me le attiro da solo. Perché apro bocca. Perfetto, perfetto, ancora pochi attacchi ed è fatta. Marone, è che alcuni attacchi fanno zero di danno e non ho capito perché. Niente shuriken, niente shuriken. Perfetto, mi sono trasportato in parte a lui. Ok, ok, con un attacco fatta. Non fargli fare un ultimo. Signor, ho rotto i maroni, basta. Sono volato di sotto, ho visto cose. Facciamo finta di nulla che è meglio. Gioco. Un boccione per Papino Saitama, cortesemente, appena un secondo. Ok. Oh, aspetta, 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 ci sono le cure. Ci sono le troche, quelle buone. Aspetta, levatevi, barboni. Ottimo. No, no. Levatevi, 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 ho detto. Non sparare, non sparare, non sparare, non sparare. Sei una M. Sei una M più totale, dannazione. Gioco, dammi la cura e non rompere i maroni. Potenziamo le nostre scoregge a sto punto. Non so nemmeno io cosa voglio fare. Aspetta che c'era un boccione piano di sotto. Mi consolo. Signore, dove fa? Ha visto l'eroe e ha detto aspetta che mi faccio fare l'autografo. Invece no, gli autografi costano. Ma spostati, pezzente. Ok. Credo mi abbia fatto danno. Avevo letto in giro, in effetti, che Saitama era un personaggio molto difficile da padroneggiare. Proprio perché ha le abilità un po' bastarde fin dall'inizio. Ok, vediamo se riesco a far fuori almeno questo boss. Ma in questo passo la vedo dura. Nonostante io abbia delle scoregge molto potenti, la situazione non promette bene. Porco cane, è arrivata ancora gente. Boni, 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 boni. Sì, ma ciccio, mi devi scendere? Capito? Belle le pirouette che fai? Tutto molto bello. Però porco cane. Ok, perfetto, perfetto. Eliminiamo anche tutti gli altri minion. No, 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 non palpeggi. Non palpeggi, bastardo. Vai così, vai così, vai così. Gli ho tirato una carrellata di legnate di tutto rifatto. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Perfetto. Un'altra promozione. Fammi un reroll. Gossip. Dammi il torpido. Il torpido mi permette di muovermi lateralmente. Aspetta che ripristino le scoregge. Ok, c'è il tizio furbacchione di sopra. Vediamo di eliminarlo rapidamente. Ma no, dai, siamo praticamente arrivati alla fine. Mi piange il cuore. E da quello che vedo non c'è neanche mezzo boccione a pagarlo. Aspetta, 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 che evito di volare fuori dalle finestre. Lei invece ci può volare. No. Aspetta che la scoreggia mi ha dato una propulsione in cui non avevo bisogno. Ho tipo 7 di vita. Affrontare Bezos in queste condizioni, come ho detto, è impossibile. Però dai, siamo praticamente arrivati quasi alla fine. Vai così, vai così. Aspetta, aspetta, non sparare, non sparare, non sparare, non sparare. Sei un ba... Ciccio, quando hai finito di fare le mosse quelle faighe?
Sì, non per criticare, santo cielo. Oh, 100% di vita. Incredibile, il gioco ha sentito le mie preghiere. Il problema è che comunque non è che io abbia troppissima vita. Ok, Saitama contro Jeff Bezos, una di quelle battle che nessuno si sarebbe mai immaginato. Ciccio, no, 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 no. Non cominciamo bene. Non cominciamo bene, dai. Oh, per fortuna non mi ha ignorato il primo attacco. Aspetta, vai così. Ok, non è male. Perfetto, si stanno usando le mie scoregge. E a quanto pare il signor Jeff Bezos non apprezza le mie brezze. Ok, è comunque molto resistente come boss. Nonostante siamo a difficoltà bassa, devo dire che speravo che sarebbe stata più semplice. Aspetta, buttalo di sotto, buttalo di sotto. Ammetto, mi avrebbe fatto comodo una mitagliatrice o qualche utilissima arma. Aspetta, no, no, no. Ok, uno degli attacchi l'ho evitato. No, 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 no. Guarda lì loro che utilizzano le armi da fuoco. Siete dei bastardi. Perfetto, perfetto. Continua a volare, continua a volare, piccolo Saitama. Ok, ok, mi ha addormentato. No, 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 no. Maronne. Mi sono fatto più danni da solo che tramite Jeff Bezos. Sì, vabbè, ho capito. Perché moriremo perché continua a farmi sparare in testa da solo. Aspetta, aspetta, aspetta. No, Bezos vola di sotto. Bezos vola di sotto. Levati, levati, levati. Aspetta, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita. Ah, gli ho tolto solo metà. Praticamente metà. No, 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 non fare bastardo. Non fare. Sei una merda. Te lo dico onestamente. Ora mi hai rotto i maroni. Dai. Dai, e che cocchio. Io capisco citare, ma qui stiamo superando i limiti consentiti di legge. Ok, perfetto, perfetto, aspetta, aspetta, aspetta. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Aspetta, aspetta, aspetta. Usa i corpi dei tizi, usa i corpi dei tizi. Ok, perfetto. E ancora resta lì sopra. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Buttalo di sotto se necessario. Ok, ora mi devo liberare di tutti questi bastardoni. No, 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 no. Era subito pronto con la pistola il bastardo. Posso ricaricare le scoreggia all'occorrenza? Vai così, perfetto. Sicuramente torneranno utili. Oh no. Oh no, 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 mi stiamo andando di 8.000 milioni di tizi. Levatevi. Ah, c'ho i pruriti nella vita vera. Aspetta che c'ho i pruriti nella vita vera. Buongiorno, buon salve, decisamente troppa gente. Aspetta, no, Saitama. Brutto momento per fare i saltini, quelli fagli. Ah, stunnato un attimino, vai così. Vai così, oh mio Dio. Buttalo in sotto, buttalo in sotto. C'ho i pruriti nella vita vera per il nervosismo. Quando sono nervoso mi vengono i pruriti. Ok, ok. Ma di fatto manca ancora un pugno. Se me lo canni adesso, se me lo canni adesso. Oh, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ma vero gente, ce l'abbiamo fatta. Il grande piccolo Saitama. Non riponevo la benché minima fiducia. No, no, spaccagli la faccia, ma proprio una cifra. E poi buttalo di sotto se necessario, vai. Buono dai, io direi che per oggi abbiamo tirato anche abbastanza porchi, sono profondamente traumatizzato. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti arriva Saitama a prendervi i ceffoni e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!